Siamo insieme a Massimiliano Salvioli nella località San Matteo in provincia di Modena. Siamo, come potete ricordare, a pochissimi giorni dall'anniversario dell'alluvione dove suo fratello Oberdan Salvioli perse la vita e siamo appunto insieme a lui qui per ricordare come andarono i fatti. L'alluvione si è scatenata la mattina del 19 gennaio. Proprio in questo punto siamo rimasti praticamente 4 giorni sotto 1,60 m d'acqua. Non riuscendo a chiudere la sponda del fiume, l'acqua continuava a esondare e quindi rafforzava la corrente in paese. Ho chiesto alla Protezione Civile cosa stesse succedendo, cosa andavamo incontro. La risposta è stata testuale questa: non si preoccupi, 10 centimetri d'acqua, forse 20, 2 o 3 ore verso il tardo pomeriggio si ritira tutto, state tranquilli. E così è stato, 1,60 m, 1,70 m per 4 giorni. Oberdan Salvioli è stato definito l'angelo del fango. Chi era in realtà? Avevo questo carattere un po' esuberante, che però era molto altruista, lo ha dimostrato anche quella notte, lamentandosi dei soccorsi e mettendosi lui a disposizione di tutti gratuitamente. Non dico che quello che ha fatto è giusto, visto che c'è una figlia di 15 anni da portare avanti, però lui era così, lui ci metteva tutto, cuore, mente, fisico. Noi abbiamo un ente che si chiama l'AIPO, che si cura dei fiumi della provincia di Modena. Penso sia il primo responsabile. L'AIPO stessa dice che la colpa è delle volpi e delle nutrie in abbondanza che fanno buche. Ci sono state un paio di riunioni di gruppi che ci volevano aiutare per l'alluvione, eccetera. L'AIPO non si è mai presentato. Quindi tecnicamente, diciamo, questi alberi che noi vediamo qui, questi rami non dovrebbero essere qui. Ma io non sono un tecnico, però secondo me se l'acqua deve fluire, i fiumi devono essere liberi. Quindi la risposta delle istituzioni non è stata, diciamo, adeguata? Risposta alle istituzioni post alluvione inadeguata, in quanto il sindaco Fogli per alcune persone si è preso la colpa e la Protezione Civile per alcune persone ha la colpa, l'AIPO per alcune persone ha la colpa e non si sa chi ha la colpa, come al solito in Italia. Inadeguata sicuramente nell'inquadrare la gravità della cosa, perché forse anche la morte di mio fratello si sarebbe potuta evitare. Invece dal punto di vista dei danni economici, ecco, ci puoi parlare un po' di quelli che possono essere i problemi a seguito di un evento del genere, no? I problemi per il territorio, ma anche per chi ci vive. I danni economici per le imprese sono, non dico terrificanti, ma ci siamo vicini, in quanto le stesse imprese hanno avuto nel 2012 il terremoto che è stato deleterio e con l'alluvione siamo proprio rimasti a zero. Ancora adesso lottiamo per avere i soldi del terremoto. Il danno grosso noi l'abbiamo subito con le abitazioni. Noi abbiamo 2 maisonette importanti con giardino che sono praticamente distrutte. Ma avete ottenuto un risarcimento, qualcosa? Avete provveduto a rifare tutto da soli? Allora, il discorso è questo: il risarcimento funziona se uno spende i soldi. Se uno non ha soldi per ripristinare quello che aveva, non ha nessun risarcimento. E chi non ha soldi come fa? A Bastiglia mi risulta che il nostro sindaco abbia preso accordi con la Popolare dell'Emilia e ad un tasso agevolato la banca presta soldi che poi verranno restituiti quando restituiranno i soldi al comune. Il problema di chi non ha soldi è che va in banca con l'accordo del Consiglio Comunale, del Sindaco, si prende una cifra, però poi si ritrova con un 22% che il Comune non rimborsa, che è l'IVA ed è debito da dare alla banca e gli interessi da dare alla banca. Quindi è una sorta di impegno non indifferente. Siamo sotto l'alta velocità, sotto... Sì, l'alta velocità si è costruita. Ma è vero che ha creato dei danni all'argine del fiume? Non so rispondervi perché non sono un tecnico che possa dare queste risposte. Lei calcoli che lo stato d'abbandono e degrado che lei vede adesso è dopo le opere di pulizia dell'AIPO post alluvione. Quindi le lascio immaginare cosa c'era prima. I nostri nonni hanno sempre avuto cura del territorio in una maniera
eccezionale, poi lo Stato o la Regione ha subentrato con dei consorzi, delle associazioni che si devono loro dedicare alla pulizia di argini, fossi eccetera eccetera, è tutto in abbandono. Se quelli di Raipo trovano qualcheduno che taglia un pezzo di legno nel letto del fiume, sono multe salate per tutti. Quindi possono pulire solo il loro, cioè mettere in ordine il loro appezzamento di terreno, ma non quello che lo circonda. Assolutamente sì, quello è compito dei consorzi messi dalla Regione, che poi non lo fanno. Qui è il punto esatto dove mio fratello ha calato il gommone dopo un diverbio con i pompieri, perché secondo lui, quello che mi ha detto l'ex sindaco Fogli, non si muovevano, non facevano nulla, continuamente guardavano solo l'acqua. Lui e un suo amico sono venuti qui, hanno calato il gommone perché ritenevano giusto andare incontro ai cittadini di Bastiglia e sentire le loro esigenze. Erano in quattro sul gommone, due pompieri, lui e un suo amico. Hanno impattato contro quel guardrail là, la punta di quel guardrail là. Si è tagliato il gommone. I tre sono caduti in acqua immediatamente perché si è sbilanciato. Lui ha cercato di gestire il gommone un po', qualche secondo, e poi ha deciso di buttarsi anche lui ed è sparito nei flutti dell'acqua qui proprio vicino al ponte. Qui siamo sulla copertura del Naviglio, la parte che passa al centro del paese, quindi lui si è inabissato lì dove eravamo prima. Ci sono circa 320-350 metri di Naviglio coperto e lui nei flutti dell'acqua è emerso circa 450 metri più avanti. Due volte abbiamo ricevuto chiamate di gente che diceva che era stato ritrovato, chi a 30 km da qua, chi nella vicina Sorbara. Invece realmente lui era incastrato circa in quel punto lì, incastrato sotto un telaio di una vecchia bicicletta. Probabilmente non era mai riemerso ed è rimasto lì per 17 giorni. Abbiamo trovato mio fratello in quel punto qua, esattamente qui sotto, qui. Come vedete, in questo momento le acque sono bassissime e le condizioni del Naviglio non sono proprio perfette. Forse sarebbe il caso con questa situazione di dargli una pulita, ma qui non si vede nessuno.